Gli è arrivata in mattinata l'ufficialità. Il caso Trotta non preoccupa più l'Avellino, che incassa una nuova assoluzione dopo la vittoria in primo grado. Le tre richieste formulate dalla Procura federale, un punto di penalizzazione, 6 mesi di inibizione per Walter Taccone ed altrettante per il direttore generale Massimiliano Taccone, sono state respinte dalla Corte federale d'appello. In primo grado l'Avellino aveva fatto pervenire 3 distinte memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali di fatto si evidenziava la totale legalità nello svolgimento della trattativa per la cessione di Marcello Trotta al Sassuolo. Stessa tesi portata anche in appello dall'avvocato Edoardo Chiacchio, che ancora una volta ha portato a casa una vittoria mettendo la parola fine allo spauracchio penalizzazione. È una sentenza che rinfranca la società irpina, che acquista notevole fiducia nelle sue battaglie legali. E questo diventa molto importante in previsione del processo per il calcio scommesse che si terrà il 3 marzo prossimo, ma a quanto pare ora c'è un Avellino che sa mostrare i denti anche nelle aule di giustizia. Soddisfatto l'avvocato Edoardo Chiacchio soprattutto per aver lasciato immutata la classifica. Ma come al solito si tratta di vere e proprie battaglie legali. Con l'Avellino ne stiamo vincendo tante, abbiamo lasciato immutato la classifica e questo per me e per il mio staff legale è motivo di grande soddisfazione, perché stiamo lavorando quasi ogni giorno per l'Avellino. Non dimentichiamo che con quello di ieri si è trattato del 33° processo nell'arco di 15 mesi. E poi il 3 marzo inizierà il processo per il calcio scommesse, che quella sarà la battaglia più dura da vincere, insomma. Sì, quella è sicuramente una battaglia epocale, perché l'Avellino risponde dell'operato dei suoi tesserati. Certamente difendere la società nei limiti sentiti da quelli che sono gli addebiti contestati ai propri tesserati sarà un'impresa ardua, ma conto di ottenere il miglior risultato possibile.